impegno amichevole contro una squadra di Serie B, vi date il risultato, secondo me una buonissima giornata, con la capacità di stare sul campo cercando di sviluppare i propri giochi, i propri principi, avete messo in difficoltà il Frosinone in tantissime occasioni, poi due gol un po' casuali il primo, il secondo frutto di una bella azione del centrocampista avversario, però mi pare una buona giornata, no? Non bisogna giudicare il risultato, Stefano, in ballo? In questa amichevole di secondo più per far ambientare nei nuovi, per ritrovare gli automatismi nella squadra e di cercare di creare un'identità forte nella squadra, tutti i risultati, chiaro che perdere non fa mai piacere, però sicuramente credo che abbiamo fatto una buona partita, anche se diciamo che il fatto di non averla vinta, nonostante abbiamo fatto una buona partita, ci deve dare l'idea di quanto ci sarà la squadra. Andiamo a un certo punto, ho notato insomma, quelle sono le caratteristiche di Mignelli, no? Guardando il primo tempo, che appunto vedevo il 3 indietro, un po' poi vedere che la settimana cambiava poco, invece che Mignelli era già salito al centrocampo e stai su quella fa in continuazione. Sì, no, beh, sicuramente arrivo anch'io da una squadra che come vuole il mister qua, i terzini cercavo le terzine positive, quindi io cerco di essere positivo, chiaro, poi ci vogliono i tempi giusti e i modi giusti per arrivare, e la nostra parte che serve proprio a questo, cercare gli automatismi, soprattutto per i nuovi, l'intesa e la conoscenza con i compagni, cercare di essere il più pronto possibile per il campionato. Ecco, a livello di inserimento, di automatismi, sembra che insomma al primo tempo, come diceva anche il collega, ti sei inserito bene, no? Mi sembra. Ti volevo chiedere quali sono le difficoltà maggiori e cosa ti chiede Lucarelli in particolare. Tu sei un giocatore di grande esperienza, hai fatto tanti campionati di Serie B, l'anno scorso ti sei giocato la promozione in Serie A, ecco, ti chiedo un po' cosa di nuovo hai visto in questa giornata. Ma no, l'inserimento va bene, nel senso che a livello di gruppo benissimo, perché ho trovato un bel gruppo che a Novi ci ha fatto sentire subito un po' come a casa, quindi su quel punto molto bene. A livello di differenza con il mister, è chiaro che io arrivo da una squadra che giocavamo senza esterni d'attacco, quindi devo sicuramente trovare un'intesa, come in questo caso oggi c'era Diego per l'altra, quando tornerà Anthony, con gli esterni che avrò davanti, devo un po' abituarmi al fatto che comunque un altro giocatore davanti a me che negli ultimi 3 anni non avevo. Consiglio più quanto. No, però dai, c'è qualcuno in più con cui scambiare. Infatti il risultato oggi non conta, no? Però comunque 2-0 ci pare un po' eccessivo, luce quello che ha fatto vedere la Ternana e le occasioni che ha avuto. Tu che la Serie B la conosci, dici un po' ma che tipo di campionato, che tipo di avversario, il Frosinone è una squadra di Serie B, oggi secondo me ha fatto valere anche un pizzico di esperienza in più, ecco, dove dovrà stare magari attenta la Ternana per far fruttare anche le occasioni che riuscirà a creare attraverso il suo gioco. Ma sì, sicuramente la Serie B è molto, molto difficile, che purtroppo o per fortuna ti dà poche occasioni, nel senso ogni squadra ha giocatori importanti che non li puoi lasciare 2-3 occasioni perché comunque sai che non lo prendi, e allo stesso modo noi dovremmo essere bravi nelle 2-3 occasioni che ci lasceranno gli avversari importanti, riuscire a fare gol. Ecco, secondo me è il salto di qualità, soprattutto qua, ad essere concreti sia dietro che davanti, soprattutto nelle situazioni decisive. Il piano fisico, diciamo, settimana avete lavorato anche molto, diciamo, sulla forza, no? Una seduta alla Giorgio Taddei, altro non mancava oggi sicuramente, quindi la condizione fisica, tenendo conto del lavoro svolto in settimana e tenendo conto dell'aspetto ambientale di oggi, cosa possiamo dire? Possiamo definire soddisfacente? Possiamo dire sì, dai, abbastanza bene, anche se come detto abbiamo caricato abbastanza in settimana, ma era normale, giusto così. Sicuramente credo che il primo tempo abbia inciso molto il caldo, perché poi anche parlando con qualche mio compagno, tanti ci siamo sentiti forse un po' meglio il secondo del primo, perché il primo veramente faceva tanto caldo, si faceva anche fatica a respirare, quindi quello ha inciso molto. Ovviamente non è ancora al top la condizione, ma speriamo di averlo pronto già per la settimana prossima per la Coppa Italia e poi di prendere.